One, e two, e three, buonasera. Ciao ragazzi, ho già fatto la mia entrata però. Buonasera a tutti, yay. Tutti in pigiama? Dai, non sono solo io, siamo tutti in pigiama? Questa è la coperta sopra il pigiama, perché ho più freddo del normale. Grazie, grazie, sono contenta che vi piaccia la mia mise, molto umile. Bye gold, bye! Grazie Tarma, grazie mille della tua resub. Adesso mi apro il task manager di Twitch così posso vedere chi ha fatto la resub mentre non c'ero. Mentre fissavo la chat in attesa di qualcosa o di qualcuno. Questa è Radio Chikibe, la radio dei vostri... Chikibe, non so. Chat Red, grazie mille. Già... Già, io sto già piangendo. Soldato Bravo, grazie mille. Venturalli, grazie mille, 33 mesi. Carpaccio Selvaggio, secondo mese. Wow, grazie. E grazie Tarma per il 34esimo mese. Grazie mille. Partito un altro hype train, ho scordato di toglierlo, come al solito. Grazie, One Wanted, per i 2 anni. Thank you very much. Sei un po' invidiosa di quella copertina. Ho tanto freddo. Ragazzi, buonasera. Mi dispiace un sacco, devo tornare in mood perché mi sono rovinato il mood per colpa della serie che stavo guardando e quindi devo un attimino riprendermi. Sono davvero molto 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 emotiva. È una cosa che mi è capitata anche con i videogiochi. Mi ricordo di aver passato il periodo Detroit, quando stavo giocando a Detroit, parecchi pomeriggi. A parte un po' arrabbiata per alcune scelte che volevo fare e non volevo fare, però ho avuto una route fighissima, cioè veramente sono riuscita a salvare tutti, proprio bella, niente che, cioè tutto quello che volevo si è avverato, però mi giravano le palle durante Detroit perché mi ero affezionato a alcuni personaggi e cose così. Grazie mille ad Amelis, che fa la resub. Una sub, non è vero, è la prima, grazie mille. Quasi, quasi torce umana, stanotte, dopo la live, mi ci butto. L'ho dovuto interrompere perché stavo iniziando a piangere. L'ho interrotto, non ce la faccio. Io Detroit l'ho giocato di notte, quante lacrime versate. Hai fatto bene a giocartelo non in live, Detroit. Ma i giochi a scelte, mi piace, mi interessa un sacco in realtà giocarmeli live. Mi piacerebbe tantissimo. Vorrei provare. Detroit Become Human, yes, yes. Ciao Unita, grazie mille. Mi sono Red Redemption 2. Ah, e non l'ho ancora giocato. Non l'ho ancora giocato. Basta parlare di Bojack. Basta ragazzi, se no non riesco più a ad andare avanti, dai. Per favore, poi non riesco a guardare la chat perché ho paura degli spoiler o cose così. E niente, diciamo che dopo... Buon umore, Khan. Grazie. Cervo che entra nello scivolo per riportare il mood. Pa, 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 pa. Grazie. Era dietro l'angolo. E si inizia. Sei davvero molto gentile, grazie mille. E grazie anche a tutte le resub, ovviamente, sub. Non c'è motivo di essere tristi. È l'inizio della settimana. Quindi, grazie Michele. È l'inizio della settimana, quindi iniziano tanti nuovi progetti, tante cose che abbiamo procrastinato. Le faremo questa settimana, ci riusciremo. Saremo talmente positivi che la settimana prima di questa rabbrividirà e dirà, oh, ma che... E noi vedremo, sì, e la settimana sarà super positiva. Tutte le cose che non avete fatto settimana scorsa, fatele questa settimana. E poi guardatevi indietro e dite wow come ho partito. Cioè magari con l'italiano che non ho io, come sono partito bene questa settimana. Grande, grande. Ragazzi, partite bene questa settimana. Vi aiuto io. Bevete un sacco. Ho anche la Coca-Cola lì, ma per l'educazione bevo l'acqua. Assolutamente sì, poi arriva l'enigma da 50 picarati dove devo spostare le cose che ricordiamo, la mia nemesi dopo il demone capra sono gli enigmi dove devo spostare le cose e quindi siamo punti a capo, già non cambia niente. La settimana prima, la settimana questa, oh, che bello. Già pronto una cassa di 6 peroni a fianco. Beh, io in realtà
Grazie Striel per il secondo mese, grazie mille. Io in realtà sarei già pronta per iniziare, però voglio sapere chi non c'era oggi pomeriggio. Come state? Se non ci si vede da una settimana, perché so che ci sono alcune persone che vedo solo di sera, perché appunto faccio una live serale a settimana. Come state? Tutto bene? Ciao Beltra, ciao Enigma. Ma ragazzi, che bei nomi. Già, oh, il demone capra. Già. Sei in Francia. Vai a Disneyland. Come ho partito? Ti prego. Ti prego, vai a Disneyland. Un big meh. Tutto bene, perfetto. Non ti vedo da un sacco. Male, come mai, Giorgio? Immagine di me divisa in due colori. Eclissi, sta bene. Straight Edge, please, stai in sessione. Un po' tutti in sessione. 32 mosse. Cinder Fox, secondo mese, la prima volta che ho guardato la tua live si parla di questo gioco e ora eccoci qua al secondo mese. Ma che piacere riaverla allora, lei è un intenditore. Grazie mille. L'hype train è stato un successo, quindi abbiamo un'altra emoticon del livello 2. Che è un grifone? Grazie Simone! Oh, che regalo una sabba Eclissi. Sei super gentile, grazie. Grazie mille. Ottimo lavoro, stiamo mandando le emoticon ai sostenitori. Culo. Wow, e vai. Sono felice. La foto in Bigo con Sara e Giulia è stata un'idea di Giulia, vero? Sì. Quanto voglio bene a Giulia e Sara. Aiuto, a volte mi mancano. A volte penso a quella foto e mi mancano. Dovresti sempre fare live in pigiama. Allora, voglio alternare un pochino, perché in realtà tecnicamente questo streaming è un luogo di lavoro. Quindi per cui mi sento autorizzata a mettere full pigiama, ora che ci sono un po' di persone che mi guardano, quando sono in orario serale, mi sembra più che adeguato. Per il resto, non parlo così educato di solito, non vi preoccupate, che mi sento forbita. Mi sento forbita oggi, cos'è? Hype Oni 2? Ma c'è un'altra cosa che non abbiamo... Io non ho visto Oni... Guardate, vi spammo le emoticon dell'hype che ho in questo momento. Poi iniziamo, giuro. Ne ho, credo, tre del grifone. No, quattro del grifone. Io non so in che ordine metterle, vi giuro. L'ultima è un grifone. Griffin 1, Griffin 2, cosa? È la prima quella? La prima non è la testa? Che situazione. Azzone, grazie degli 8 mesi. Tra il fatto che perdo la maggior parte delle live per gli impegni e che ho rinnovo automatico della sub, non avevo ancora ricondiviso. Siamo quasi a 9 e niente. Buonasera, un abbraccione a tutti. Grazie mille. Bentornata, non si preoccupi. Quando lei c'è, ci siamo anche noi. E Alex, bentornato, grazie dei 13 mesi. In pigiama si vive. Prego di nulla, ma mi sa che vi devo salutare anche perché la connessione non collabora. Stasera la fisso. Guarda la connessione così. Allora, stiamo per iniziare. Tra pochissimo iniziamo. Volevo soltanto farmi un po' passare il bad mood. Se alcuni di voi sono in sessione, in bocca al lupo, ragazzi. Dai. Dai, è tutta. Sono veramente forti. Non so perché si è alzato così tanto. In bocca al lupo, nel caso. Dai, che ce la fate. E per chi è iniziato male, dai che ce la fate. Per chi è iniziato bene, dai che ce la facciamo. Io stasera, domani starò malissimo. Io lo so già che domani starò malissimo. Sì, sono in diretta da 27 minuti. Però adesso iniziamo. Bentornato comunque. Ma sapete che c'è? D'ora in poi vi darò del lei. Che è la stessa cosa, bentornato, bentornata. Oh mio Dio, aspetta. No, dai, Robby. È che vorrei trovare un escamotage per aggirare il gender. Agenderare, come si dice. Perché molto spesso mi confondo e quando sono stanca diventa un po' imbarazzante. Quindi, mette il monocolo. Che fa, mi dà del lei? No, no, dico batti lei. Oh, ma il gatto di Kyrenis, oh, Swiffer. Il voi è ancora più elegante. Bentornati. Io di solito vado di welcome, almeno è giusto. Sì, in effetti dovrei trovare una dolce cantilena che esclude il fatto che tu sia femmina o maschio. Tipo, la ringrazio enormemente. Ecco, la ringrazio. Bentornato! Sì, Michele! Grande! Esattamente quello il senso. Tipo, bella lì.
Ma lo so, Robby, anche se mi dai del ragazzo va bene, io ti perdono. Io mi sa che mi baserò su come mi sento oggi. Quindi il gender che vi assegno è in base semplicemente al numero pari o dispari del giorno del mese. Non c'entra niente con voi. Quindi non sto assumendo il gender, mi sto esprimendo. Chiamiamola licenza poetica. Il mio genere è fantascienza, non mi dispiacciono fantasy, thriller, avventura. Perfetto, la ringrazio, guardi, me lo segno qua. Lei è molto simpatica, guardi. Le dedico una mano che sbatte. Se riesco a fare una mano che sbatte. Ehi, non ha laggato? Che culo. Bentornat, bentornat. Come va? Tutto bene? Spero che tu sia bene, mia piccola ragazza. Simpatico o simpatica? Simpatic, ovviamente. Dai, scherzo, dai ragazzi, adesso iniziamo. Mucca Bafuta, grazie mille per i 5 mesi. Dopo 8 mesi di lavoro, mattina e sera, si torna a seguire la Cichibe. Ragazzi, con questa bellissima, bellissima, meravigliosa colonna sonora, noi ci reintroduciamo nel fantastico, bellissimo mondo di Layton. Vi ringrazio di essere così tanti. Stiamo per iniziare, non vedo l'ora. Cosa è successo? Se qualcuno è arrivato oggi, vi faccio un brevissimo riassunto. Questo gioco, Meta, è la fusione di due brand molto famosi, ossia Professor Layton e Phoenix Wright, che si uniscono in un gioco spin-off che tecnicamente si distacca da entrambe le storie. Non ci sono elementi che si infilano in particolari filoni narrativi di entrambi i generi. Sono estrapolati a parte. Uno può immaginarsi più o meno prima e dopo che gioco possono essere, però non c'entrano niente l'uno con la storia dell'altro e viceversa. Finora è successo questo. Abbiamo avuto a che fare con questa ragazza di nome Luna nel mondo di Layton, quindi dal punto di vista di Layton, e questa ragazza Luna, a quanto pare, prima è venuta da noi a chiedere aiuto, dopodiché è stata portata via. E nel tentativo di salvarla, tecnicamente l'abbiamo anche salvata, ma poi abbiamo perso le sue tracce. Questa è la versione Layton, ma un po' Phoenix. Senti che differenza. Probabilmente iniziamo a parlare della trama. Perfetto. Mentre cercavamo di salvarla, prima ancora di vedere che fine avesse fatto, purtroppo è sparita. Noi siamo spariti. Dopo aver aperto un libro, a quanto pare, telecamera vuole che non c'eravamo più. Anzi, siamo stati pittati, come piace dire a mia mamma, che è del sud, pittati all'interno del libro. Apparivamo in un disegno del libro che stavamo reggendo in mano. Prima ancora di farci delle domande, cliffhangerone, siamo passati dal punto di vista dell'avvocato, il carissimo Phoenix Wright e Maya, che hanno dovuto fare gli avvocati difensori a questa ragazza. Che noi sappiamo essere Luna perché l'abbiamo già vista, ma dei vestiti completamente diversi. C'è una tipa con lei che dice: lei è colpevole. Quindi, bello sto processo, ma lei è colpevole. Lei è l'avvocato, difensore, l'ho chiamata io. Deve solo dire che è colpevole. Ma come è colpevole? Non è colpevole. Fatto sta, colpo di scena, che durante il processo si scopre che non è colpevole. Anzi, hanno inscenato tutto per nascondere una specie di crimine di qualcosa che c'è stato. È una bellissima puntata la precedente, e siccome non c'entra niente con la trama, se volete vedervela, io ve la consiglio perché è stradivertente. Fatto sta che anche questo piccolo incidente di percorso nell'avventura di Phoenix e Maya si interrompe quando capita tra le loro mani un libro che loro aprono. E in una scena che abbiamo visto qualche puntata prima, esattamente come Layton, anche loro spariscono e vengono pittati, disegnati all'interno del disegno. C'è questa scena bellissima, riquadro, scusate, carrellata sul libro che si apre. Prima di chiudersi si vede una delle pagine. Ci sono loro due all'interno di quello che è uguale a Notre Dame, vi giuro, è la piazza di Notre Dame ed è bellissima. Sì, no, le scene del processo, ragazzi, della puntata scorsa sono veramente esilaranti, ve le consiglio. E la puntata precedente si è un po' conclusa con un cliffhanger, quindi per quello è interessante tornare oggi nel fantastico mondo in cui siamo, perché siamo capitati dentro una specie di borgo medievale. La cosa strana però è che ci siamo arrivati, perché c'è il video, ci sono le scene in cui ci arriviamo, ma appena siamo lì, appena i nostri piedi toccano terra, noi siamo arrivati con un carro, girandoci non c'è più niente, non c'è più una porta, non c'è più nessuno che ci stava effettivamente portando lì. È come se fossimo sempre stati lì, il che è molto strano, e riconosciamo la piazza perché è quella del libro. Quindi iniziamo a farci due domande, ma non abbastanza perché abbiamo interrotto prima. E quindi oggi riprenderemo dalla parte di Layton e Luke.
Ovviamente, Don Pablo. Ovviamente. Sì, non proprio isolati, perché comunque è pieno di gente. Tra pochissimo vedrete. Però è proprio un... ovvio che eri qui. Che domande fai? Come ci sono arrivato? Come ci sei arrivato? Sei sempre stato qui. Halp. Ma Layton è davvero Layton? Meglio fargli degli enigmi per accettarsi che sia il vero Layton, ovviamente. Hashtag brevissimo riassunto. Vabbè, sono stata breve, sono stati 3 minuti. Dai, non mi sono mai riassunta in meno di 3 minuti. Sono molto più prolissa. Amici, io ci sono. Se voi ci siete, iniziamo. Tanto il riassunto lo avete. Voilà. Madonna, è sempre bellissimo. Che entrata! Yes! Mi è ripartito mentre partiva la live. Scusatemi, ma per me il violino è proprio... Amo il professor Layton. Io amo il professor. Cioè, non è possibile. Queste musiche sono troppo trascinanti. Eccoci, Labirintia. Il luogo in cui ci siamo ritrovati sembra estremamente diverso da Londra. Cichiba Sanremo 2020. Gne. Più osservo questo luogo, più credo che ricordi le illustrazioni che abbiamo visto in quel libro. Sembra che siamo intrappolati in questa strana città. Per il momento dobbiamo ottenere più informazioni possibili, così potremo comprendere meglio la situazione. Un salutone ai lurcatori. Ok, con loro due abbiamo già parlato. Credo ci abbiano implicitamente dato il permesso di girovagare. Ehi, numero due! Vi prego, ditemi che sapete qual è la situazione. Sono dei tesori nascosti qua e là. Ok, trovo qualcosa di molto interessante. Perfetto, ci ha praticamente detto che anche qui ci sono le monete aiuto, li chiamano tesori, ma alla fine sono monete aiuto. Vabbè, io clicco. Niente di interessante, meloni, frutta, cercavo monete aiuto, eccole, no, questo è più un tendone, vabbè, noi andiamo avanti, era soltanto lì, spostati, andiamo. Ehi, numero uno, ehi, numero due, era Scrubs, bravissimi. Bravissimi. Fontana. Sono molto curiosa di sapere che ne pensate di questa nuova ambientazione. Perché siamo in un momento. Toss a coin to your witcher. Oh valley of plenty. Oh valley of plenty. Cosa vengono i miei occhi stupiti? Un uomo e un fanciullo dai volti contriti vagano come capretti smarriti. Capelli, stavo per dire. È fantasy, mi gusta. Ranucolo. Dandelion, tra l'altro. Che... sei stato fortunato per ora, Luke. Sì. Molto intrigante. Un'applicazione con pochi frame della fontana. Ma è bellissimo. Una gif che si muove. Guarda come si muovono le bandiere. Il cartellone stradale. Giuro che ho sentito capezzoli smarriti. Wow, è una canzone che parla di noi. Ah, questo uomo deve essere un cantastorie. I cantastorie erano molto diffusi nel Medioevo. Sì. Tutti con sti vestiti strani, tra l'altro. Ma chi gli dava? C'era un negozio solo per i bardi? Meglio della pecorella smarrita. Pecorelle smarrite, non abbiate timore. Questo umile bardo sarà il vostro pastore. Ah, ma sai, fai freestyle così in strada. Grande. Ora ti dico, focaccia. Le vie di labirintia sono tante e tortuose. Vi porgo una mappa per chiarire le cose. Avevi ragione, Luke. Preferivo capretto. Però gentile a partire che c'è la mappa della città. Mio il piacere, mio il diletto. Vi darò la mappa in segno di affetto. Ma come Bard Simpson? Ti ricorda un po' D&D? Anche a me ricorda molto D&D. Più medioevo, forse. Però sì, anche un po' D&D. Le pecorelle sono felici, il bardo altrettanto. Anche se me la mappa hai già infranto. Com'è? Per un caso sfortunato ho accidentalmente strappato la mappa che vi ho posto. Ho strappato la mappa!
Zappa, signor 5, era un piacere. Va rivolto, giuro, mamma mia, che oggi si mangia, che bello. Si... Ho strappato la mappa, ma perché mai? Che bel disegno, Fermi. Fermi. Cocco fresco, cocco di Francesco. Non lo so come ha fatto. La mappa della città è stata strappata in 12 pezzi. Con la chitarra, ma che pro. Disponi i frammenti in ordine corretto, guardate lo stile, ok. Fai molta attenzione alla struttura strada della città, come le vie sono connesse fra loro. Vabbè, la mappa è qua sotto, però voi vi vedete questo bellissimo disegno mentre io risolvo, non badate a me. Pam pam pam. E boh, direi che in realtà per ora è un comunissimo puzzle, quindi andrei un po' a caso. Tipo, questa cosa mi sembra abbia molto senso, no? Però anche questa cosa ha molto senso, quindi direi così. Ok. Ah, vuoi vedere che sta al centro? Dai che sta al centro. È un cerchio centrale. Che è tipo così. No. In realtà non è qui. Credo sia... Potrebbe essere così, sapete. Perché i tetti corrispondono. La mappa c'è. È una mappa concentrica. Fatto. Lasciate che vi mostri le mie abilità. Grazie, Oliviero, grazie. Risolvere gli enigmi è un vero piacere. Ah. Ora hai tutto l'equipaggiamento necessario per esplorare il labirinto. Labirintia. Ragazzi, abbiamo la mappa. Yay! Puntine di sospensione. Non so fare le rime. Puntine di sospensione. Sarò il tuo papà. No, non so fare le rime, ragazzi. A volte sì. Ce l'avete fatta! La mappa ora è intatta! Felicitazioni! Ora posso tornare a dedicarmi. Or dunque. No, ragazzi, vi giuro, non ho cliccato. Non ho cliccato, che ha detto? L'ha fatto il gioco. Non volevano farmi leggere quella frase. Devo sapere cosa ha detto. Ok. Ok. Rime. Le strade qui formano un cerchio perfetto. A destra si erge la bottega del fornaio, a sinistra la mela si forge l'acciaio. Fornaio o armeria? La folla. Ok. Clippate. Esce, rientra. No. Basta fare un piccolo clip. Deltaran, sei tu. Già, lupetto. Che c'è. Lei che fa. Cosa ne pensi di questa cosa? Non mi interessa cosa pensi. Wow. Fornaio. Fornaio o acciaieria? Direi che possiamo decidere noi. Ma prima la signorina Muffin. Oh, fornaio. Ciao Agmas, buona serata. Ok. È sbloccato viale delle patate. Vabbè. Vabbè. C'è qualcuno in città che non conosce Sirali Starflaman? È un uomo nobile, bello e generoso. In una parola è perfetto. Sir Alistar? E chi è il signor Alistar? Or dunque, sarà forse la mia cotta dei tempi. Ti ricorderai, lo potrei avverare fra non molto in viale delle parate. Non patate. Viale delle parate. Manganelli gemelli. Ah, credo che il gioco ci stia suggerendo di andare in via delle parate. Così, proprio a intuito, a naso. Beh, sarà un toro. Alistar. Champion di League of Legends. Sembra che l'intera città sia in gran fermento. Allora, scusate, andiamo a vedere perché c'è tanto fermento. O frumento, dipende se ci sono dei cavalli. Quindi ci spostiamo. Potremmo andare sia a destra che a sinistra, ma soprattutto lì. Potremmo andarci direttamente. Io non ho preso le monete aiuto. Non ho preso neanche mezza moneta aiuto. Fermi. Fermi. No, no, no. Fermo. Gravissimo. Prima moneta aiuto, poi tutto il resto. A destra, ragazzi, come di consuetudine, a destra. Ma c'è un gattino! Miau. C'erano i gattini nel periodo in cui siamo? Ok. Mi sembra tutto molto... Non gattino. Moneta aiuto nel vaso, yes!
Bravo, Luke. Sporcati al posto mio, che io sono un gentiluomo. Altre monete aiuto. Forza, forza. Annusa. Dove sono le monete aiuto? Dove sono? Dove l'euro? Dove? Sì. Splash! Povero. Povero Luke. Maltrattato così, buttato in una fontana per raccogliermi la moneta aiuto. Le piastrelle, Luke, le lenti a contatto. Dai, troviamo l'ultimo euro e ce ne andiamo. Dai, a nonno, dai a zio. Troviamo sta moneta aiuto. Ma mi sa che ce ne sono solo due. Vabbè, andiamo a destra. Daga. Dove ombra? Ma non si raccolgono le monete alle fontane. Orca vacca, è vero? Ops. Pane buono, pane sniff, pane gnom. Voilà. Allora, diamo un po' prima le monete e poi ci dedichiamo a questo essere vivente in 3D che chiaramente è davanti a noi. Quindi ancora più chiaramente, cosa? Le figure 3D qui camminano normalmente? Guardala, oh mio Dio. Oh mio Dio, tranne queste. No, ho cambiato idea. Scherzavo. Ma c'è un ride di gatto. Ma lei è troppo gentile, signor gatto sul tubo. Ciao gattoni. Oh, ma allora quando è che ci ridi tu? Ora fra 12 ore ci ridi domani mattina. Ma ragazzi, ma decidiamo un giorno in cui rediamo gatto. Ma a me piacerebbe tantissimo ricambiare il favore. Ma che stai scherzando? Gatto lo sa che è il mio streamer preferito. È sempre nella mia lista bianca, sempre nei miei pensieri. Lo spammo sempre di brutto. 12 ore per raidare il gatto domattina. Ed obbligo. Ma magari potessi contribuire al sostentamento di questo streamer con un ride bello incredibile. Un giorno lo faccio. Promesso, un ride al gatto in un orario non mio lo faccio, perché ci tengo. Gli voglio tanto bene e se lo merita. Guarda la signora che fa strani bimbi al centro. Qui, devi metterlo qui. Ma che cosa? La borsa calda. Ah, la borsa dell'acqua calda. Confermata la 12 ore. Non stasera, però sì, un giorno faremo la 12 ore serale. Perché ho già in mente che vorrei tantissimo disegnare una notte intera, così, perché mi va, perché di notte ho l'ispirazione. Però vediamo, sicuramente avvertirò Gatto di la sorpresa quando succederà. Stanno impastando l'aria, esatto. Domani live dalle 7 alle 9 lo raidiamo, va benissimo. Magari. Ragazzi, grazie mille di essere qui attraverso il raid. Spero abbiate passato un bello streaming. Per chi vuole rimanere, stiamo giocando al professor Layton. Ed è molto interessante perché stiamo per assistere a qualcosa che ha messo in fermento e agitazione la folla. E siccome ci tengo al raid, rinuncerò però all'esplorazione per andare direttamente nel luogo dove c'è del fermento. Perché anche qui in chat c'è del fermento. E quindi anche io voglio vedere cosa succede. Fate spazio, state indietro! Anche del frumento. Cosa succede? Mi dica. Ave. Siete tutti birra. C'è del frumento. Ma è come siamo fermentati. Raga, c'è un botto di gente a sta Luca Comics. Vi giuro non si respira. Per fortuna non piove oggi. Guardi, quelli sono i cavalieri che abbiamo incontrato poco fa. Professore, cosa pensa che stia per succedere? È un evento molto importante alla Birindia. Guarda lì, ci sono i coriandoli a 3 frame. Sono tutti in trepida attesa. Ci sono i piccioni. Ditemi che succede. Perché le persone si muovono solo a 3 frame? Fate indietro, state spazio. Come? Ti senti un fermento? Non potete passare a questo punto, mi spiace. Serve il pass artisti per andare dietro al palco di Luca Comics. Oh no, cosa c'è in quella direzione? Dai. Per il momento continuiamo a esplorare quest'area. Ok. Va bene. Allora esploriamo, chiediamo. Che giornata incredibilmente entusiasmante. Vedete comunque come si mischiano i personaggi di Layton con i personaggi di Phoenix? Perché ci sono un po' queste facce strane alla Layton, tipo quel tizio che è un naso e basta. C'è un po' di faccia in quel naso, tutto il resto è un naso.
Respira benissimo, per carità. Però è un po' strano. C'è Giorgio Vanni qui! Giorgio, oltre i cieli dell'avventura. Ti seguo sempre, Giorgio, grande! Grande! Spingendo i delfini. Chissà se Gerard dei Cavalieri si ricorda di me. Lei è la fangirl di Sir Alistar. Vi ho scoperto che c'è qualcuno che ha rubato il cuore della donzella. È un po' il che mio, spoiler, vi giuro. Quindi, chi è? Chi è? Sembra Matt col naso. Ma come? Da quando Matt ha un cappello così? Sembrano tutti molto impazienti. Torneremo in tempo per l'inizio del... Ah, finché non esploriamo non possiamo. Ragazzi, l'esplorazione è d'obbligo, quindi andiamo a farci sti due o tre enigmi obbligatori. Ma guarda un po', mamma mia, ma che... Buonasera, una panetteria, fighissimo. Per caso vendete enigmi? Il negozio è chiuso, ma dovrebbe riaprire fra poco. Non avete l'impressione che il pane sia cambiato ultimamente? Anche le persone che lavorano in bottega sembrano diverse, però al tempo stesso ho l'impressione che siano qui da anni. Quindi non ne sei sicuro? No, non lo sono affatto. Mi sembra che il numero dei panettieri sia aumentato. Quindi, tu conosci gli abitanti labirinti e pensi che ci siano più panettieri del solito. Nato e cresciuto qui. Un uomo di nome Sebastian, che sappiamo essere il nostro studente, che è capitato qui e ha provato a parlarci quando eravamo a Londra, ma non ci siamo beccati, purtroppo è stato... Boh, misteri. Sì, è vero, ho subito un trattamento di lifting alle sopracciglia. Sebastian. No, mi dispiace, non conosco nessun Sebastian. È la prima volta che sento questo nome. Sì, è vero, raga. Andiamo a prendere la cicina a Luca Comics. Mangiamo solo io. Diceva anche era tipica. Questo è il momento per le teste che discutere più o meno. Perché? Non ha visto come fervono i preparativi? Sì, tra l'altro, Struzzoville. Stanno fervendo dei preparativi. Non sto per sbadigliare, giuro. Voi state per sbadigliare, non io. Allora, queste sei marionette sono tutte composte da sei parti in totale. Testa, corpo, due mani e piedi. Ok. Dobbiamo unirle ma senza sovrapporle. Quindi, due piedi, due mani, un corpo e una testa. Ok. Guarda in quanti sbadigliano. Scusate, colpa mia. Allora, proviamo a fare intanto le persone che... Ok. Oddio, guarda, ho collegato quella blu e si è unita tutta. Bellissimo. Bellissimo. Però mi sa che devo fare così. Esatto. Così, meglio così. In modo che... Eh no, quel piede è per forza suo. Quindi così. Ok. Forse così ha più senso. Ok. Eh no, quattro mani no. Non è per niente facile. Questo enigma è bello complicatino, mi sa. Eh no, ricomincio un attimo. Devo dividere quelle quattro mani. Ma quella arancina ha tre piedi. Mi sono persa la consegna dell'enigma. Come vedi ci sono due mani. Puoi vedere qua sotto. Due mani, un corpo, due piedi e una testa. Sono tutti sparsi, però abbastanza vicini, perché ognuno di questi faccia parte di un burattino senza incrociarsi fra di loro. Quindi devo prenderli e fare un burattino. Prendere e fare un burattino. Non so se rendo l'idea. Quindi siccome qua ci sono quattro mani, io proverei a fare questa cosa qui. Dai, proviamo prima di tutto a trovare le mani a ognuno di loro. Tipo così. Ok. Forse questo ha necessità di un corpo. Pronto, pronto. Pronto! Ah no, tre piedi, niente, non può. Ok. Magari così. Ok.
No, c'è qualcosa che non va. Così. Così si può fare. Grazie mille, Mr. Prince. Quarto mese. Ti sei perso? Ancora niente. Stiamo ancora aspettando che inizi qualcosa. Però prima dobbiamo risolvere un paio di enigmi. Ma fai dei burattini artistici e risolvi il problema. Magari. Sarebbe molto facile. Questo magari così. Questo così. E questo così. Yes! Abbiamo finito! Ecco la mia risposta. Come si addice un apprendista gentiluomo? Sei adorabile, Luke, smettila, sei troppo carino. Dai ragazzi, dai, pensavo che ci avrei messo molto di più. Le marionette sono un passatempo affascinante, non trovate? Burattino senza ficchi. Abbiamo un altro enigma, quindi ne abbiamo dedotto che ci sono troppi panettieri, il pane è strano e tu sei molto annoiato. Ah, quello che ci stanno dicendo, ci diranno probabilmente anche in armeria, questo ve lo dico, è che gli stiamo chiedendo: oh, cosa c'è in piazza? È come se noi andassimo a Lucca Comics e dicessimo: oh, ma che succede? E un tipo vestito in cosplay, quindi che lo sa, ti dice: ma come, non lo sai? Vabbè, non è possibile che c'è gente così informata, così disinformata. E va via. E tu sei lì che dici: ma dimmi che c'è in piazza! Ma dimmelo, ti prego! E noi glielo dice. E quindi dobbiamo andare in armeria a chiedere che sta per succedere in piazza. Black Drake, grazie mille! Grazie della tua resub del 14° mese. Ti fa condividere la sub? Io l'ho vista, che strano. Questa è senz'altro la migliore armeria della città. I migliori cavalli dell'Ondi si riferiscono qui, anche in generale. It's a deal. Io... quando faccio la recensione su TripAdvisor sono sicuro di aver scelto il posto migliore. Wow, guardate che spada. Ammirate quell'ascia. E che dire di quella mazza ferrata? Ci fermiamo? Per non parlare di quel possente scudo. Qui si trova tutto ciò che un cavaliere potrebbe desiderare. Già. Scusate. Sentivo il bisogno di far partire la polizia. Ne grusli un anno. Grazie mille. Che bello, Black Drake. Queste armi sono tutte forgiate con grande perizia. Eppure mi chiedo come faccio un cavaliere a muoversi con tutto quel peso addosso. Un cavaliere incapace di trasportare il proprio equipaggiamento non è degno del suo titolo. Credendo vides. Inoltre questo armamentario è il minimo indispensabile contro i malviventi. Se un furfante dovesse assalirmi, sarei pronto ad affrontarlo. Patti sotto. Ok, ho notato che il fenomeno è piuttosto strano durante per andare la luce di una pianeta 4, ma adesso ci sono una. Ok. Una di queste ombre non è la sua. Carino, molto carino come enigma. Vediamo un po'. Allora, non è la A. Perché ha uno spuntone in più. Non è la C, perché si muove un pochino al rallentatore. Quindi o è la B o è la D. A seconda di come muove il braccio, la D non lo muove. Quindi ovviamente è la B, perché sembra un 8. Ma perché ancora mi sorprendo? È la B. Credo di conoscere la risposta. Un vero gentiluomo non delude mai. Yes. È la B perché sembra un 8. Caspita, ma era una stregoneria. Hai neutralizzato questa stregoneria. Troppo rapida, Robby. Stavo ancora guardando le altre. Ma qua ci vuole un occhio svelto, una mente svelta, un dito svelto. Ed è tutto pulito. Allora, se dovessimo trovare qualcosa di losco, l'avvertiamo. Però lei ci può dire cosa succede in piazza? Grazie, Robby. Oh no, mi avete sentito. Sembra che questi due farabutti siano particolarmente pericolosi. Ci sono due farabutti pericolosi. Dove?
Ovviamente intendo occuparmi di loro prima che qualche onesto cittadino finisca nel loro grinfio. Mischia. Per questo sono sempre vigile. Potrebbero attaccare da un momento all'altro. Ok. Quindi, che c'è in piazza? Non ci resta che sperare che i cavalieri catturino questi individui al più presto. Ok. C'è della preoccupazione in città. Capito, capito. È arrivato! Il nobile autore qui! Presto! Affrettiamoci a raggiungere il viale delle parate! Oh no, sono in ritardo. Spero di arrivare in tempo per il grande evento. Ragazzi, vi giuro, se non ci andiamo adesso, io in qualche modo mi metto a urlare. Dai, voglio sapere cos'è! Spinge, spinge. Forza, professore! Com'è bello, com'è bello! Andiamo, non spingete! Prima le monete aiuto, però è importantissimo avere le mance. Dove sono? Dove? Allora, no, no. Ovviamente nel camino, no. No. Sì. La frutta, dai Luke, la frutta. Autore di che? Non lo so in effetti, andiamo, andiamo presto, presto. Punto esclamativo addirittura, let's go. Sarà pieno di portieri. Ci siamo, sta arrivando imminentemente. È tutto il giorno che aspetto ansiosamente questo momento. Sento già il rumore. Cosa fa? Cosa fa? Fermati. Ma che male. Con lui ci sarà anche l'inquisitore Flamand Alistair. Per presto, presto! Allora, quanto manca? Siamo tutti qui. Quando sarà tutto finito dovrò tornare al lavoro. Ah, perché tipo non si può andare al lavoro. Tutti in fila sono. L'intera città è qui riunita sin dal mattino, pronta a scoprire il suo vero destino. Grazie Gianni, ciao. Tutta questa plebaglia che si agita e scalpita per un posto in prima fila. Che modi dozzinali, sarebbe molto più bello attendere il silenzio con rispetto alla solidità che si dica in un momento simile. Che seccatura confondere con questa massa di zoticoni. Oh! Oh! Lascia stare quella capra, donna! Guarda come soffre! Sta soffrendo di brutto, ragazzi! Vabbè! Mantenete la calma, vi spacco! Fila ordinata! Professore, guardi, sta per cominciare. Sì, finalmente ci siamo. Sì! L'emozione è davvero alle stelle. Sono veramente emozionato di quello che sta per succedere in questo momento. Let's go, andiamo! Sì, lei! Sì, dico lei, con quel cappello. Non riesco a vedere nulla. Scusi, Mona Linda. La prego di scusarmi, posso chiederle cosa sta per succedere? No, dico, mi sta prendendo in giro. Vabbè, non come ditelo. Non saperlo. Ragazzi, ditemelo. Ancora un attimo e finalmente lui farà la sua comparsa. Lui in grassetto. Scusi, ma chi sarebbe lui? Che razza di scherzo è questo? Lui è... lui, ovviamente. Questa sono io che non sono risposta a storia. Ma come, professoressa, lo chiede a me, non lo sa? Chi ha vinto la seconda guerra mondiale? Ma professoressa! Ma ovvio che ha vinto! Se no sarebbe... Ma professoressa! Il nobile autore di questa città! Il narratore in carne ed ossa! Il narratore? Il narratore? Il narratore? Il narratore? Il narratore? Il narratore, ti giuro! Il narratore, raga! Il nobile autore? Ciuchino? Com'è bello! Il narratore. Che verso! Professore, che meraviglia! Sì, raga, Matt. Sì, è Matt. Hai visto? Quello deve essere Matt Retail. Il nobile autore. La ringrazio, narratore. Grazie per avermi concesso di avere questa bambina. Guardate, mia madre era malata e ora è sana come un pesce. Narratore!
Ma che racconto sia vuoto quest'anno! Scrivi una storia su di me! Narratore, donaci gioia e ricchezza! Scrivi una storia anche su di me! Cittadini di Labirintia, ecco a voi la nuova storia! Urrà! 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 Il Sub Day! I disegni! Signori subscriber, i disegni! Urrà! Urrà! Grazie! Il mio esame era 18, poi è diventato 30! Oh, sì! Professore! Grazie, Bazzi! E non ci spaghetti! Sei stato incredibile! Ragazzi! Wow! Ma chi c'era su quel carro? Sono d'accordo! Una dea! Qualcosa sembra essere andato storto! Quella tizia è veramente perfetta! Eh? Ma questa storia è terribile. È indubbiamente, incontrovertibilmente, sarà difficile da dire, una pessima notizia. Oh oh, ho un brutto presentimento. No raga, cosa c'è scritto? Credo che finirò il mio giro di consegne e poi correrò dritto a casa. Dammi quel foglio, signorina. Erano tutti così vivaci. Ma mi sa che c'è scritto qualcosa. Cioè, narratore, grazie per avermi dato questa bambina, non indaghiamo. Grazie per aver curato mia mamma malata, non indaghiamo. Han tirato dei fogli e adesso tutti sono tristi. Ok, non c'è il 3x2? Guardi, lì per terra c'è dei fogli di carta, non è tutto quello su cui si è basata la parata. Aspetti, vado a raccoglierne uno. Pensavo si trattasse di una lettera o qualcosa del genere. Leggiamo cosa c'è scritto. Sì, professore. Frammento di storia. La strega si inoltrò nel bosco, rischiarato dalla luna. Il suo passaggio gettò un'ombra sinistra tra le fronde degli alberi. The game! E quando i due sventurati decisero di addentrarsi nell'oscurità, vennero avvolti dalle fiamme magiche del suo incantesimo e i loro corpi furono divorati dal fuoco. Effettivamente, se leggessi una cosa del genere, non è una cosa carina, però non capisco l'allarmismo. Liudo, 10 mesi, grazie mille. Non posso stare a sbloccare gli ultimi emoti di Layton Phoenix, solo Here I Am, grazie di questa bellissima serie, Robin. No, grazie a te. Grazie mille, veramente. Bentornato. Ho il singhiozzo. Ma che vuol dire? Di nuovo le streghe? Che significa la parte in cui c'è scritto che i loro corpi divorati dal fuoco, tipo? Ripensa alla conversazione avuta con Luna nel mio studio. Se non sbaglio, aveva detto che le streghe l'avevano seguita fin lì da Labirintia. Quindi le streghe incontrate a Londra provengono da questa città? E la strega di cui si parla in questa storia crede che sia la stessa? Beh, è ancora presto per dirlo con certezza, ma questo ha tutta l'aria di essere una specie di profezia. Ed è a dir poco inquietante. Ok, tipo, no, leggo questa cosa e poi sventura e... Ero così felice di poter vedere l'inquisitore Flamand e ora invece... Io non l'ho visto, mi scusi. No! Il fiore! Ultimamente sta andando... È un peccato, salutava sempre, poi all'improvviso... Ora tremarella incessante. Che storia spaventosa, non voglio rimanere qui minuti di più. Che carina la peccarella. Beh, è una storia di poco agghiacciante. Ma è solo una storia, giusto? Beh, sì. Possibile che non sappiate neppure questo? Abbiamo paura proprio perché si tratta della storia. Con la S maiuscola. Dovete sapere che ogni volta che una strega appare a Labirintia, qualcuno fa una brutta fine. Ma regolarmente. Anche se io credete fosse vero, non c'è motivo di avere tanta paura. Scusate. Questa è solo una storia. Con la lettera minuscola. Non è detto che debba avverarsi. Cosa hai detto?
cosa stai cercando assurdamente di insinuare, giovanotto? Che ho detto? Ho fatto? Professore? Zitto. Adesso ce lo dico loro. Stai per caso cercando di dire che non credi nella storia? No, 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 no. Ma te lascio così finché... Dai. Ma te la strappi. Tutta. Dai, non frega niente. Dai, 3, 4. Dai, so fare più flessioni io. Ma guarda te. Finta. Babbo Natale. La tua irriverenza verrà punita aspramente. Ehi, voi due, cos'è questo trambusto? Sono la polizia del cosplay. No, scherzavo, non abbiamo fatto niente, mi scusi. Che succede? C'è qualche problema qui? Comandante, sono di nuovo quei due strani figuri. Stanno creando scompiglio. Ma non è vero. Oh, guarda un po' che si rivede. Non vi avevo intimato di non causare altri problemi? Ma guardate Luke, poverino. Non ha fatto niente di male. Ciao Gabriel. Ah, comandante, meno male che è arrivato lei. Questi signori vogliono assurdamente farci credere che ciò che è scritto nella storia non sia vera. Faccia di pene, ma ti rendi conto? 4 mesi, grazie mille. Non capisco perché lo dicono. Li faccio... Tiro fuori la mia spada e vi spacco. Voi non credete in quanto scritto dal narratore in persona. E se voi due foste... No. Non è possibile. Un attimo fa sostenevano di aver visto una strega. Li ho sentiti confabulare. Tirate iniziativa! Ragazzi, questo è proprio un tirate iniziativa. Guarda, guarda, sono giusto in due. Potrebbero essere loro. I due che verranno attaccati nel bosco. Beh, è possibile, certo. E se anche non si trattasse di loro, beh, scommetto che hanno a che fare con la strega. Per forza. Guarda che cappello. Professore, l'atmosfera sta scaldando un po' troppo. Allora avete davvero qualcosa da nascondere. Cavalieri, accerchiateli. Oh oh. Manteniamo la calma, Luke. Adesso vedi Layton che a tronco rotola via lo salva. Professore, non mi piace questa situazione. Oh, must protect Luke. Faremo bene a svignarcela. Sono d'accordo, ma non abbiamo molte possibilità di successo. Professore, dovremmo scappare. Sono d'accordo. Però non funzionerà. Non conosciamo le strade. Non cercate di fare i furbi. Professore, no! C'è una lacrima sullo sprite di Luke. Ti ammazzo, cavaliere, non farmi piangere, Luke. Ti ammazzo. Oh no, dissolvenza in nero. No, fermi! Professor Layton! Luke! Da questa parte! Tiriamo i dadi, ragazzi, si tira iniziativa. Ma questa voce... Ehi, aspetta, quella non è... La voce veniva dal vicolo alle nostre spalle. Luke, scappiamo! La seguo, professore! Fermi, dove credete di andare? Tornate subito qui! Cavalieri, inseguiteli, stanno scappando. Com'è possibile? Avete armati? Con che musica incredibile, vero? 13 di iniziativa, ragazzi. Agiamo prima noi. Cosa fate? Scappiamo nel vicolo. C'è luna. Ora non fate rumore. D'accordo. Dove sono finiti? Da che parte sono scappati? Comandante, li abbiamo persi. Cosa? Bruttinetti, maledizione. Non possono essere andati tanto lontano. Trovateli. O vi taglierò la testa. Tiki taka taka tiki. Dietro le scatole. Cioè, loro hanno fatto. Presto. Dove sono? Boh. Non lo so. Lì? No, di là. Ok. Siamo riusciti a depistarli per il momento. Ma si vede la tuba. Abbiamo fatto un tiro molto alto a nascondersi, ragazzi. Funziona come il livello di sospetto di GTA. Ho tirato 2 in percezione. Facciamo tutto come se fosse un gioco di ruolo. Forza, ragazzi, dobbiamo andare. Presto, presto.
Passando le vicoli potremmo riuscire a raggiungerli. Io da Master mi complimento perché l'abbiamo risolta senza violenza. Da questa parte, presto, non fate rumore. E c'è Luna! Carina! Quanto veloci, quanto... Guarda come scappano. Oh! Telano, eh! Ce la si è cavata per un soffio. Grazie per averci aiutato, Luna. Beh, era il minimo che potessi fare. Sono felice che siete riusciti a cavarvela. Ma che ci fate qui, Labirintia? In realtà stavamo per farti la stessa domanda. Via come delle anguille. Scappano liquidissimi. Ma infatti, Luna, scusami, da quando ci siamo separati a Londra, che è successo? Come sei arrivata? Eri su quella nave e poi ti sei fatta male? Sei fuggita? Ecco, io al dire il vero non... Non c'è bisogno di travolgere Luna con tutte queste domande. Oh, scusa Luna. Però davvero, dici tutto, ti prego. No, 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 sono io a dovermi scusare. Purtroppo i miei ricordi sono un po' confusi. No, come non ti ricordi? Non era processata? Sì, ragazzi, è tutto un po' un casino. È tutto un po' un casino, non si capisce molto. Ecco, a dire il vero non riesco a ricordare niente dell'accaduto. Ah! Emoticon di Chikibe. Qual è? Mi serve. Com'è possibile che non si ricorda niente? Quest'ansia mi mangia viva. Dopo aver aiutato a salire sulla nave, io e Luke avremmo dovuto raggiungerti. Comunque sì, sono felice di vedere che si sono salva. Solo merito nostro. No, tu. No, tu. Tu ci hai salvato. No, voi mi avete salvato. No, tu ci hai salvato. Luna, sei fantastica. Tutti felici, tutti contenti. Però fatemi indovinare, siete venuti al Labirintia per cercare di risolvere i suoi enigmi, non è vero? Sì, esatto. No, in realtà non è vero, Luna. Non abbiamo capito che ci facciamo qui, perdonami. Come dice? No, ti giuro, cioè, tipo, ha presente il libro che... Ecco, il libro c'ha tipo risucchiati dentro la storia. E... Vorrei farti alcune domande sul Labirintia, ma non c'è tempo. Forse questo non è il momento di noi per parlare. Comunque, professore, quei cavalieri potrebbero trovarci. Ci serve un rifugio. Ce l'ho, ce l'ho. Se siete d'accordo, Madama Michetta, la proprietaria da... Michetta, da Panettiere, è stata così gentile da offrirmi un alloggio. Venite con me, potremmo discutere nella mia stanza. Sì, esplorazione, vediamoci tutto il posto. Andiamo in panetteria. No, non c'è motivo di preoccuparsi tanto. Voi siete accorsi il mio siete accorsi il mio aiuto a Londra. E poi il gigante. Ma voi a te si è scordato lo sbirrotto Bobby. Purtroppo mi sa che si è scordata dello sbirrotto Bobby. Può essere. Dai, Yaser! E gli sbirrotti? No, non si ricorda niente, ragazzi. Quindi quando fa gli occhi le domande non va bene. Però se due frasi dopo il professore è tutto ok. Capisci? Il patriarcato. A Solomon, 14 mesi. Grazie, bentornato. Grazie, siamo lieti di accettare la generosa offerta. Molto bene. Allora mettiamoci in cammino e cerchiamo di raggiungere la panetteria, evitando di imbatterci nei cavalieri. Dai, la panetteria, se ci siamo passati prima. Dissolvenza in nero. No? No? Oh! Oh! Che ben risolto! La città dei labirinti è un misterioso riparo di streghe e magie in cui si avvera tutto ciò che viene scritto dal narratore. Ragazzi, confermato, tutto ciò che viene scritto dal narratore accade. E quando noi abbiamo provato a dire il contrario, cioè ci hanno assalito neanche avessimo detto che la terra è tipo rotonda. Oh mio Dio, che pazzi. Minestrone caldo, grazie mille della tua sub, benvenuto. Ma questo è un film, è bellissimo ragazzi. Questo gioco ha una trama bellissima, secondo me. Ma basta alzare l'hype, è il momento di trovare i soldi. La terra è cosa? T'ho giuro. Guai però, intervengono i cavalieri. La terra è cubica, si sa. E noi sappiamo il cubese. Ehi, nell'angolino c'è una moneta. Yay! Allora, spostati. Tanto più o meno abbiamo tutte le monete, no? Allora... facciamo un po' di esplorazione, dai. Sì, 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 a Solomon l'ho letto, 14 mesi. Allora... Ah!
Ah! Piu! Grande! Grande! Oh, sempre più in alto! Il limite è il cielo! Ok. Oh, a sto punto. Come? No, dico, a sto punto stai sui tetti e quando è finito ti ripiglio. Non è che ti lancio tutte le volte. C'è una certa età comunque. C'ho il braccio che viene giù. Professore, non la sento. E stai lì, stai lì. Trova le monete, Luke, che sotto ci penso io. Bambini. Azzeligma. Buasig sob. Cosa succede? Onomatopee, oh no. La strega sta arrivando. No, patatini. Come sei sceso, Luke? Eri sui tetti. Guarda che arriverà la moneta aiuto in cielo. Bambini. E dovrei proteggere. Cosa succede? Cosa succede? Un po' si... Smettila di piangere. Oh, è la sorellina che è arrabbiata perché il fratellino è spaventato. Volete risolvere un enigma? Ah, siamo noi a proporla loro? Carino. I bambini che ascoltano heavy metal. Transito nuvoloso. Usa le nuvole per costruire un ponte. Ok. Le nuvole vengono sollevate, diventano solide. Perfetti. Immagino instabile. Degli Ombrosk, grazie mille per i tuoi 26 mesi. Quindi devo fare tipo... Ok, una roba del genere. Ecco la mia risposta. Come si addice un apprendista gentiluomo? Click. E Zoberan, 20 picarati, non è che mo me la devo tirare. Velocissima. Grazie. Beh, era un enigma da bambini. Aia! Sono bimbi, dai. Aia. Sì, è vero. Vero, vero. Troppo veloce, non sono abituato. Basta parlare. Dobbiamo andare in un posto sicuro. Non siamo al sicuro qui. Presto. Indaga. Tra l'altro mi manca una moneta aiuto. Ecco, siamo arrivati. Questa è la panetteria. Raga, andiamo a mangiare. Ti prego, dimmi che sono enigmi sul pane. Let's... aspetta, prima devo trovare l'ultima moneta. No. Ehi, ehi. Nei barili, ovvio. Che fame. No. Fulmina, c'è il sereno, cosa? Dentro. Ah, che buon profumo di pane. È delizioso, ti confesso, mi ha messo un certo languorino. Beh, il fornaio deve essere un... Benvenuti. In questa panetteria usiamo i migliori ingredienti per prodotti di altissima qualità. Sì, che è entrata. È il momento, è il momento. Raga, non vedevo l'ora che è entrata. Oh mio Dio, sudo. Yes! Pff, farina! Non ho mai incontrato un fornaio tanto fiero del suo lavoro. Sta lavorando quell'impasto con tutta la forza che ha in corpo. Le pagnotte! Più che lavorarlo, sembra che lo stia letteralmente prendendo a pugni. Raga, la musica da processo, la musica di Phoenix, quando il processo è bello avanti. È bellissimo! Guarda Luke, ti prego! Signora, i signori non sono clienti, sono miei amici. Perché sta picchiando il... Oh, davvero? Esatto! Finita la musica! Ragazzi, scusate, ma io voglio un applauso... Io la scena della farina è qualcosa che mi ha fatto ridere per ore, mi sono dovuta fermare.
Vi giuro, sono così contenta che abbiamo passato 6 giochi e finalmente abbiamo visto la scena della farina. Benvenuti! Ciao Luna, bentornata. Ho un grembiule. Ciao Maya, sai dove è andata Madame Amichetta? Cosa sta succedendo? Il capo? È al mercato. Ma il capo deve entrare da un momento all'altro. Vi prego di scusare Nick, e vi aveva scambiato per dei clienti. Quindi stavo picchiando del pane. Non scusatevi, la dedizione al lavoro è ammirevole. Signor Wright, Maya, lasciate che vi presenti i miei amici. Lieto di conoscervi, sono Herschel Layton. So di essere una fangirl. Io sto fangirlando di brutto. Però questo frame, lieto di conoscervi, sono Herschel Layton, è pazzesco. Cioè questo frame è pazzesco, ragazzi. Wow. Corbetta, prendimi! Io sono Luke Triton, il suo apprendista. Io sono Maya Fey. E questo è Nick, il mio apprendista. Ah, adesso lui è l'apprendista? Phoenix Wright è lieto di... Ehi, non sono il tuo apprendista. Maya Hi, Maya Hu, vabbè. Phoenix Wright e Maya Fey, che strano, non mi aspettavo di sentire dei nomi così moderni in questa città. Hai lavorato qui da tanto? Sì, saranno almeno 5 anni ormai. Non è così, Luna? Sì, mi sembra di sì. Cosa? Ora che ci penso, dal momento che siete amici di Luna, perché non provate qualcuno delle nostre specialità? Offre la casa. Raga? Ma certo, abbiamo appena sfornato del delizioso pane alle noci. Accidenti, ecco cos'era quel profumo. Deve essere davvero... Da avvocata a panettiere un attimo, Yaser. Raga, stiamo veramente per mangiare. Io ho una fame. Volentieri, grazie Maya, sei molto gentile. Beh, allora non fate complimenti. Oh mio Dio! Ecco. Quali noci? Dimmelo, ti prego, puntine di sospensione! Nick, smettila, porca vacca! Basta dire buon appetito! Ah, già, sì, scusatevi, avete ragione, mi ero fatto prendere da lì. In questo momento usiamo del... Scusate. È solo che a volte puntare il dito e declamare una frase a tutto volume mi sembra la cosa più naturale da fare. Cioè, mi viene proprio da... Capito? Però... No, in questo modo fai scappare i clienti. Il capo andrà su tutte le... Ecco! Puoi battere le mani sulla scrivania tutto schermo che uscirebbe una gif fantastica. E il capo andrà sotto le furie. Credo che ci sia qualcosa che non va. 5 anni. Fuoco. Poi loro che ne sanno, quindi... Quel panettiere è proprio un tipo buffo. Sì, infatti è tipo... Boh, ma poi Nick, scusatemi, da avvocato, come fa a essere così piazzato? Ne parliamo? Esprit! Dov'è Esprit? Obiezione, queste noci sono favolose. Ma c'è Esprit in chat, non l'avevo visto. Amici, vi va di dare un saluto a Esprit col nostro dito indagatore? Proprio alla Esprit! Sei bellissimo. Come stai? Esprit! molte grazie, mi piace lanciare dell'affetto in modo casuale e molto espressivo a Esprit. Hai mai visto panettieri secchi? Beh, avvocati secchi sì. Grazie mille chat. La mia camera si trova al piano superiore, si raggiunge oltrepassando il bancone. Fermatevi pure a mangiare. Wow. No, che succede? No. No, che hai fatto? Sei proprio stupenda, Robby. Esprit. Tu. Maya sei molto già. Ragazzi, che succede? Tutto a posto? No, ho bruciato il pane. Ti giuro se ha bruciato il pane. Guarda lì! Guarda il pane. Luke, che metteresti le mani nel fuoco? No, niente.
Delle monete nel pane. Ma ce la fate a mangiarlo così? No, lasciate che vi aiuti io, togliendovi questi ingombri. No, vabbè, una moneta nella candela. Fantastico. Solleva i piedi? No. La legna, yes. Sono durissimi. Signor Phoenix, che succede? Scusi. Scusate, sono stato scortese. Ma non è stato scortese. Anzi, l'energia con cui prendeva a pugni quel pane era sorprendente. Guarda! Oh mio Dio, patatino Luke! Che fa? Ecco! Oh. Tra l'altro ha una cravatta. Beh, quando preparo del pane così squisito, sento il bisogno di mostrare ai clienti. Carino Luke! Maya, che c'è? Dimmi tutto. Guardate queste pagnotte dolci, le vorrete con tanta cura? No! È tutta colpa di Nick. A furia di prendere a pugni l'impasto, ha messo tutto su quadro. Io sto facendo il mio meglio per preparare le pagnotte soffici di altissima qualità. Ragazzi, product placement. Cioè, dobbiamo uscire di qua con delle pagnotte. Vabbè, ma risolviamo noi. Non ti preoccupare. Adesso mettiamo a posto le pagnotte. Otamega. Potamega, sto guardando proprio te. Le pagnotte. Hai visto? Ti senti incluso? Io mi sentirei inclusa. Hai ragione, collaborare in soluzioni difficili è sempre la soluzione migliore. Ragazzi, uniamo le forze, sistemiamo le pagnotte. Uno per tutti e tutti per il professor Leidon, ovviamente. Mi spiace, ma sì. Allora, queste pagnotte dolci erano disposte con cura sul tavolo del panettiere, ma ora sono tutte in disordine. Ho dimenticato i post-it. Non avevo ancora preso in mano dei post-it. Una pagnotta che prima non era tra le altre. Sto schermo su vetro, volete dire che trovate le gestire del pane. Ok. Ok. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, ok, ok. Quindi ci sono delle pagnotte in più e delle pagnotte in meno. Facciamo così. Segniamocene un po' per volta. Mettiamo tutto in ordine. Allora, mi pare di capire che ci siano queste pagnotte. Allora, una è qua e l'altra è qui. Ok. E così andiamo a coprire questo buco. Perfetto. Dopodiché c'è questa tortina. No, dov'è? Questa qua sotto, è vero, sì. Questa qui è qui. E qua sotto, ah, non è identificata. Vabbè, allora la mettiamo dopo. Dopodiché c'è questa qui. Che fame, vero? Le pagnottine, che belle così. Dopodiché c'è questa qui. Io direi che possiamo confermare che questa pagnotta sta a coprire questa. Che sta a coprire? Una pagnotta a tre tagli. Che ancora non sappiamo qual è. Forse è questa. Però potrebbe essere o questa qui o questa qui. Quindi ancora non lo sappiamo. Poi mettiamo questa qui. No, ho sbagliato. È questa qui. E questa qui. Scusatemi, errore mio. Ecco qua. Dopodiché c'è questa pagnottina che sta qui. Prendi e sposta, mi raccomando. Madonna! Questa pagnottina sta... No? Aha! Guarda, è questa qui. Ecco qua. Questo è giusto. Perché poi questa pagnottina sta qui. E probabilmente copre questo. Quindi, ovviamente, la pagnottina in più, se questo è tutto giusto, è questa qui. Mi pare così sia tutto giusto. Vediamo un attimo, controlliamo. Qua è tutto a posto, qua copriamo un pochettino. Sì, mi pare tutto giusto. Quindi, indica. Non preoccupatevi, ci penso io. Lasciatemi risolvere anche il prossimo. Si sa che quella in alto è sbagliata, sempre. Carino. Queste pagnotte costano 6 euro. Ah, Ducano quindi, marca Ducano, molto bene. E vai, abbiamo riordinato. Questo si chiamava Enigma. Non c'è bisogno di ringraziarsi così. Ma quindi,
Abbiamo appena fatto risolvere un enigma a Phoenix e Maya. Quindi è possibile... Inglese? Cos'è questa parola? Mi suona familiare. Ah, Maya, il capo è tornato. Dai, vediamo il capo. Adesso il capo è... Oh! Che bella che è! È Michetta! Come si sono comportati Maya e Phoenix in mia assenza? Hanno fatto un buon lavoro? Ma certo, capo, abbiamo fatto un ottimo lavoro, non vede? Le pagnotte sono tutte a posto. Può sempre contare su di noi, non si preoccupi. Continua a chiamarla capo, eppure sembra una signora così affettuosa. Cosa c'entra? Oh, a proposito, Luna, guarda che ha subito cambiato espressione. Ma io la amo, è troppo carina. Lei è la donna della mia vita. Questi simpatici signori sono i nostri clienti. Sono miei cari amici, mi hanno aiutato molto in passato. Niente ragazzi, scusate. Singhiozzo sbadiglio. Guarda che stasera è veramente difficile la situazione. Sembra una sfidante piacere di conoscerla, mi chiamo Herschel Layton. No, ho fatto sbadigliare la chat, no. Beviamo tutti, dai. Forgelord, il gatto. Il cappuccio si sta staccando dalla felpa, ormai a vita proprio. Il mio? Ma in realtà non è un cappuccio, è una copertina. E io sono Luke Triton, il suo apprendista. Convenevoli. Stanza di sopra, convenevoli. Forse prima di accomodare... Mangiare? Ti prego. Povero caro. Mangiamo le pagnotte di prima. E lei va su... No, vabbè, ragazzi. Che donna adorabile. Vabbè, ma Luke è veramente... Ah, ok. Dacci le pagnotte. Hai persino disegnato un viso sorridente sulla superficie. I miei complimenti. Che fa? Che fa? Dove? Dove l'ha messo? Signora, il pane? Sono il meglio del meglio per i nostri... Nel Japan, per i nostri cari ospiti. Ma certo, lo mangiamo oppure... Ah, qui c'è solo del pane. Ma raga, mangiamo il pane. Solo del pane? Allora, non è che ho detto solo, cioè, nel senso... Luna, raga... devo frustrare gli ospiti nella loro stanza, cosa dite? Lascia perdere il pane? Ragazzi, questa sta ancora sorridendo. No, pane, adesso... che mi ha detto pane? È relativo, noi stavamo parlando dell'andiamo di sopra. Sì, Luna, fammi vedere, dicevi il tuo diario segreto. Andiamo a leggere che ha fatto Sir Ferguson. Solo del pane, voi pensate di mettere proiettile? Non voglio mai più sentire simile, la prossima volta non sarà altro. Oh mio Dio. Wow, che bella stanza! C'è sempre stata questa puzza di omicidio. Esatto. Obiezione? Credo. Guai a parlare male del suo pane. Dai, USA. E grazie a tutti loro siamo tanto questa panetteria. Oh... Madame Michetta è molto gentile e premurosa. Che dolci tutti. Mentre Maya e il signor Wright sono così esuberanti. Soprattutto Maya. Dov'è la mia famiglia? Beh, è difficile da spiegare. No, scusa, no, tranquilla. Oh, che carino quel gatto. D'ora in poi lo chiameremo Miao. Ah, sei tu Daphne. Miao. Miau. Che c'è, Daphne? Sei affamata? Di brutto, zio. Questa è la mia gatta, Daphne.
E ora del suo spuntino. Pettiamola tutta. C'è un catto. Sì, che bello. Esatto. Miau. Potete commentare con le emote di gatto se volete. Molto più spiegati. Miau. Pet. Oh. Pet. È un bellino gattudo. Bello. Così non è una gattina come Daphne. Oh. Ma c'è un birdo. C'è un birdino lì dietro. Ma soprattutto monete. Che belle. Miau, miau, meo. Allora, Luna, ti rubo in stanza, ma tu tranquilla. Ti preoccupare assolutamente, guarda, se tenevi per caso delle ricchezze, tipo della frutta. Poi vediamo un po', vediamo un po'. Non fare caso a me, non fare caso. I fiori di brutto, esattamente. Va, ormai sono tutti posti. Ma Luna, parliamo di te. Un uccellino sul davanzale. Sì, si chiama Bro. Le voglio molto bene. Miau. Scusate, vi ho fatto aspettare. Ora possiamo parlare. Allora, ditemi pure. Allora, in realtà devi spiegarci un attimo la tua situazione, perché una cosa alla volta è tutto divertente. Però, dunque, prima di tutto, hai cambiato la musica. Vogliamo chiedere informazioni su il ritorno al labirinto o cosa è successo? Ma sì, tanto è uguale. Luna, riconosci questa lettera? Allora, Sebastian ti ha affidato questa lettera e ti aveva chiesto di consegnarla a me. Tu hai seguito il suo consiglio? Vabbè, gli sta raccontando cosa ha fatto. Puoi dare un'occhiata più da vicino? Che non... No! Lo sbirrotto Bobby. Luna, come non mi sembra di averla mai vista? Ho la sensazione che appartenga a una persona a cui ero molto legata. Luna? Ora ricordo. Sebastian! Ti sei ricordato di lui? Sì. Sebastian, ce l'ho. Ce l'ho. Lui era labirintia per la prigione. Dai! Ci ha provato, scusate. Per la prigione si trova proprio qui in questa parete. Non so parlare. Allora, non ne sei certa? Non funziona! Come non funziona? Noi sappiamo! Eppure. Le sono le persone che abbiamo incontrato. Allora, lei si ricorda di Sebastian. Però qui non c'è Sebastian. Però lei l'ha visto qui. Ok. Allora, come sei tornata al labirinto? Cioè, dopo che siamo separati, come sei tornata? Ma soprattutto, come siamo arrivati noi? Tipo, tu non hai idee chiare, ok, però ricordo perfettamente di essere stata a bordo di quella nave, ma poi ho un vuoto di memoria, non ho idea di come abbia fatto ad arrivare fino a qui. Per stasera non clipperò nessun errore grammaticale. Oh, grazie. Doubt. Sono perfino arrivata a pensare di aver sognato tutto. Ma poi siete arrivati voi al labirintia. Ah, allora ho capito che non poteva trattarsi soltanto di un sogno. Quindi tutto quello che le è successo se lo ricorda vagamente. Come avete detto che si chiama Londra? Cosa intendi dire? Cioè, non conosci Londra? Come ci siamo conosciuti e perché quella strega ce l'aveva con me? Non riesco a ricordare perché mi trovo lì. Le streghe ti davano la caccia. Cioè, le streghe ti volevano attaccare e Sebastian ti stava proteggendo. Ok, non si ricorda niente. Vago ricordo di Sebastian. Quindi ce lo ricordiamo solo noi. Voglio chiedere informazioni su cosa ricorda. Allora, raccontaci tutto ciò che sai. Se non sbaglio, Sebastian lavorava qui come fornaio. Non ci sono già il signor... Ma infatti, Sebastian faceva il fornaio, più il signor Wright e Maya. Sono un sacco di dipendenti. Cioè, alla fine, ok, va bene tutto, però la panetteria comunque è piuttosto piccolina. Anche loro sono qui da qualche tempo, o almeno mi sembra che sia così. Chiedete a Madame Amichetta per quello. Cioè, vi diranno tutti la stessa cosa.
per questo motivo che non riesco a fare affidamento sulla mia memoria. Anche il fatto che Sebastian lavorasse qui è dir poco curioso. Credi che sia possibile che i cittadini stiano fingendo di non conoscerlo? Cioè, nel senso, magari Sebastian è davvero stato qui e stanno tutti semplicemente facendo finta di non ricordarsi. Nella lettera c'è scritto chiaramente: Sebastian è fuggito da Labirintia. È fuggito da Labirintia, l'ha proprio scritto e non se l'è inventato. Quindi forse dovremmo fare qualche domanda. No, Luke, niente domande, dobbiamo fare attenzione. Ma porca vacca. Ragazzi, sono stanchissimo, scusate, buonanotte. Dai, clicca Gabri. Sì, no, aspetta, in effetti questo volevo saperlo anch'io. Legge e click, legge, legge. Ah, un po' piano che non leggo, scusatemi, scusatemi. L'ultima cosa che voleva sapere Sebastian. E adesso la stiamo dicendo. Perché tutto quello che scrive il narratore si avvera? Sì, scusate, se ho cliccato è perché parlano troppo, io voglio più azione. Una volta risolto questo enigma, sarò in grado di, svelare il segreto di Labirintia. Quindi Labirintia è un segreto. Anche Sebastian non credeva nell'infallibilità della storia del narratore. Ecco, non ne sono sicura. Però per me è naturale pensare che tutto ciò che è scritto in quel libro sia destinato ad avverarsi. E ad essere sincera, non capisco come anche voi possiate dubitarne. Beh, oddio, io sono tipo un po' scettico. Però, cioè, tipo buonsenso, no? Beh, i cavalieri erano tanto sospettosi, forse perché abbiamo detto ad alta voce che non ci credevamo. Ah, Trigon, grazie mille della tua sub, sesto mese. Ma veramente, eretici tutti. È vero, però forse vuol dire che nella vostra Londra non esiste alcuna storia. Ci sono tante storie, Luna, ma nessuna di queste è infallibile. Nel nostro mondo un'idea simile non è concepibile. Non può esistere. Sebastian proviene dalla nostra stessa Londra. È logico che la pensiate allo stesso modo. Per caso ti ricordi cosa ha fatto Sebastian per cercare di risolvere questo mistero? Allora, Sebastian visitava spesso il Grande Archivio. È una biblioteca in cui sono custoditi tutti i volumi della storia. Quindi è possibile consultare la storia sin dal principio. Andiamocela a leggere. Questo è proprio, ragazzi, master. Mi prendo un 20 per leggere la storia della storia. Sì, nel Grande Archivio sono raccolti tutti i volumi scritti finora. Misterio? Rei. Capisco. Quindi in sostanza Sebastian voleva verificare l'autenticità della storia. Dottor Mysterio. Helmut Mysterio, scusatemi, eh. Se la memoria non mi inganna, quella lettera, nella lettera c'è scritto. Due punti. Ho capito che Labirinto è una città intrisa di misteri, su cui ho deciso di fare luce. Purtroppo sono stato scoperto. Ma allora, probabilmente quello che Sebastian stava consultando non erano libri qualunque. Sono convinto che quei libri abbiano a che fare con l'origine delle streghe. Quindi Sebastian era quasi riuscito a svelare il segreto di Labirintia. Quindi le streghe lo hanno attaccato, ma certo! C'era quasi! Aveva quasi capito perché quando succede qualcosa nella storia si avvera. E c'era arrivato, c'era vicino. Ma poi qualcosa doveva tenere segreto quel segreto. Non doveva arrivarci, non doveva scoprirlo. E quindi le streghe lo hanno rincorso. Fino a Londra. Io penso sia tanta strada. Ora, non ne sono sicura. Però... Ma perché le streghe? Luna, ci racconti un po' delle streghe? Beh, le streghe sono protagoniste di molte altre storie. Ciascuna di esse è conservata nel Grande Archivio. Ok, ok.
Le storie delle streghe, dici un po'. Anche oggi sono state nominate le streghe. Perché conservarle con tanta cura nel grande archivio, le storie delle streghe? Esse sono di importanza fondamentale per l'Inquisizione. Il loro scopo è di catturare le streghe e proteggere la popolazione dai pericoli. Oh, ragazzi! Quindi vuol dire che per sconfiggere le streghe è necessario studiare una storia. Quindi siamo in un posto... Oh! Tutte le storie che riguardano le streghe sono sotto giurisdizione dell'Ordine dei Cavalieri. Caspita! E mi sa che il periodo in cui ci troviamo... Diciamo che tratta l'argomento streghe in modo ben diverso da come le trattiamo noi. Il narratore, l'Ordine dei Cavalieri e l'Inquisizione. Sono queste le tre autorità che governano Labirintia. Il destino di Labirintia è nelle mani del nobile autore, ovvero il narratore. Cavaliere, poi c'è il nobile inquisitore. No, l'inquisitore e il narratore dietro, con la penna che scrive. È lui a tessere le trame e a determinare gli eventi di tutta la città. È anche l'autore dell'ultima storia che descrive le terribili azioni della strega. L'Ordine dei Cavalieri ha il compito di proteggere la cittadinanza da questi eventi. I Cavalieri mantengono la pace, ma svolgono anche il ruolo di guardia del narratore. Mentre l'Inquisizione si occupa dei processi per stregoneria nel Tribunale delle Streghe. Queste sono le forze che governano Labirinti e che mantengono l'ordine in città. Uè! Quindi qua ci sono i processi alle streghe. Nel corso delle quali agisce il cittadino un frammento della storia. Ok, durante le parate il narratore dà dei pezzi di storia. Tutta questa è lore. Il frammento di oggi descrive l'attacco a opera di una strega. Ecco perché i cavalieri erano tutti... oh mio Dio, ammazziamo quello con la tuba! Mi domando quale incantesimo verrà usato questa volta. Se solo potessimo consultare quel libro. Che intendi, scusa? Esiste un libro di magia... che descrive gli incantesimi? Sì, si trova nel grande archivio, contiene tutti gli incantesimi utilizzati dalle streghe. Ciao Gabri, buonanotte! È un libro speciale, la cui consultazione è riservata ai cavalieri dell'Inquisizione, per assisterli nelle indagini. Ah! Allora è questo il libro a cui Sebastian era tanto interessato. Stava cercando di scoprire quali sono i poteri delle streghe. E durante le ricerche mi sa che ha toccato ed è per questo che le streghe lo hanno attaccato. Ah, scattato l'antifurto. E ci credo, sembra un libro molto interessante, anche ne metterei 6 di antifurti. La storia che tutti rispettano e le streghe che tutti temono potrebbero essere connesse fra di loro. Già. Buonanotte a chi sta andando, ragazzi. Dorian Salieri. Che interessante accoppiamento di parole. Grazie Luna, ci hai aiutato un sacco. Si sente anche dalla musica un po' più rilassata, che adesso abbiamo molte più informazioni. Quindi sì, tecnicamente ci piacerebbe andare prima al grande archivio. Prendiamo questo libro di magia, così troviamo gli indizi per il mistero di Labirintia. E vai, a noi le streghe non ci seguiranno, giusto? Ma sì, risolviamo, facciamolo per il bene di Sebastian. Mica per il tuo che sei minorenne, tua madre ti ha affidato a me. No, per Sebastian. Per Sebastian, sì, e vai! Professore, bevo. La prego, vorrei venire con voi. Oh no, non lo fare. Ma io voglio, ma è pericoloso. Ma lo voglio fare comunque. D'accordo, allora verrai con noi. Ah, giusto in tempo mentre ho finito la bottiglia. Che sorsi. Sì, stavo aspettando. Scusate. Tipo tutto Ico? Cosa? C'è Ico? Ciao Ico, dov'è? Io sono l'apprendista, quindi se hai dubbi chiedi pure. Esatto, Lerican. Fiora, stai buona. Luna. No, ma Luna è più carina. È più carina, dai. Leito non sa proprio far vedere le sue posizioni. Miau! Scusa, Daphne. Spero che anche tu non sei qui ad aspettarci. Miau pur. Miau. Miau.
Oh! Miau, tieni. Oh, il ciondolino. Yit! Mi ho lanciato io. È molto vecchio. Non ricordo neppure da quanto tempo ce l'ho. Beh, non voglio farvi perdere altro tempo. Al grande archivio! Come? Cosa? Ma c'è Iko. Ciao, Iko. Come stai? Ehi, Luna, dove vai di bello? Sto applaudendo farina io. Andiamo al grande archivio! Sì, andiamo a farci rincorrere dalle streghe. Però giuro, non faccio tardi. A proposito, potreste fare una commissione per me? Non ci vorrà molto. Ok, che fai? Ah, prendiamo il latte di capra da Mona Linda. Ma quella è stra-antipatica. Quella con la capretta. Va bene. Andiamo a prendere il latte. Ma certo. Che buono il pane fatto con il latte di capra. Ma che stai scherzando? Beh, che Luna non si ricordi qualcosa non ci sorprende più. Già. Già. Da come li scrivi sembrano davvero squisiti. Non temere, Luca, ritorna. Ce l'ho quello in bocca. Guarda che belli. Non è per niente inquietante che siete tutti qua fermi a guardarmi negli occhi e dire beh. Ragazzi, che dire. Io vado ai grandi archivi. Voi che fate, il pane? Controllate il fuoco. No, no, state lì. Io vado. Vado fuori. Grandi, eh. Grandi! Oh, sempre ti vado il pane. Già, fiss. Allora, e vado a indagare, vado in piazza. Arrivederci. Che belli i cartonati medievali. Buonasera, Hackrow. Cos'è? Com'è? Cos'è? Com'è? Propongo di esplorare un po' di intorni prima di raggiungere la biblioteca. Dai. Dai, tutto. Guarda i piccioni. Guardali. Pack. Oh mio Dio, questo qua ha ancora la barba. Enigma? No. Ma quel palazzo storto dietro? È un palazzo. Che cosa pensi di essere? Ok, sì, eretici, bruciere dall'inferno. Nulla da temere, bla bla bla. Benissimo. Scusatemi, ma quando i discorsi diventano un po' troppo ovvi, mi viene da saltarli malamente. Avete letto l'ultima storia? Quindi le parate si svolgono regolarmente. Come fate a non saperlo? Sono veramente Basilio. Incredibile, il giorno d'oggi non sa mai nulla. Non importa, voglio essere generoso. Mi concedere un po' del mio sapere per questa volta. Vabbè, ne, ma tipo il tuo mento? Tipo tra... Ogni volta che il narratore ha un nuovo frammento della storia, viene organizzata una parata. Tutte le mattine mi sveglio con la speranza di poter leggere un nuovo capitolo. Ah, quindi è una roba che succede spesso, non è tipo una volta all'anno. Come osi, giovanotto, che fa? Gli occhiali, o bene altri. Quello di oggi non è che un caso sfortunato. Il narratore scrive storie molto più belle e avvincenti. Ecco, perché anche oggi mi aspettavo di leggere una storia. È pazzo. Non... Ciao, tia, buonanotte. Sono schiacciata la folla. Qualcuno ha rotto i miei occhiali e sono persino stato posto da un cane. Oh no. Non avvilisca. Ma che fa? Perché si fa del male? Perché si strappa la barba e l'altro si spezza gli occhiali? Qualcuno gli dà un calcio nelle balle a sto punto, scusate. Le storie non sono esempio di questo tenore. Ok, di solito sono più carine. Scusate, ho guardato il tetto e la moneta è scesa da sola. Per stavolta Luke non ha dovuto far niente. Funziona una volta ogni davvero troppo, quindi... Ah, che male. Scusatemi. Troppa potenza. Dove sono le mie monete? Ucci! Sembrava il rumore di Luke che viene lanciato. No, 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 no. Stavolta ho voluto usare la mia tecnica segreta dello sguardo. Che ti costringe... Dov'è l'ultima? Ma ti dico che ho venduto quel pane, te lo dico. Non ti credo. Guardami, Marcello. I miei tre frame suggeriscono che io non credo alla tua storia. Tu sei veramente una persona non credente nelle storie. Esattamente. Ciao gamer mind Twitch. Buonanotte, buonanotte.
Alberto, come tu che Marcello, ma certo che ci spostiamo. Andiamo all'archivio. Abbiamo scoperto forse che cos'era quel palazzone gigantesco. Che dite? Ta-da! L'archivio! Eccoci arrivati. Voilà. In un attimo. Esatto, Yusa. Rovi, che palle! Siamo così simpatici. Simpatici. Wow, da lontano mi sembrava un edificio imponente, ma da questa distanza è assolutamente normale. Mozzafiato. È bellissimo. È veramente bello. È così, la biblioteca è il simbolo di questa città. Io penso fosse il palazzone finale. Tipo, guardate quel tetto lì in basso. Ragazzi, allora. Quanto fa paura questa cosa? Adesso ragioniamo un attimo. Si direbbe sia stato danneggiato da un incendio o qualcosa di simile. E sembra stra tanto Notre Dame. Questo gioco è di 7 anni fa. A me fa paura sta cosa. Scusatemi. Perché... aiuto. Esatto. Questo gioco è molto prima di quando è successo Notre Dame. Già. Questa è lore potentissima. Professor Layton come i Simpson. Ma basta, che poi... Pretzel. Ragazzi, mi sa che il narratore ha scritto una storia che supera i confini di Labirintia. Beh, il tetto in quelle condizioni da un bel pezzo. Come avete fatto a non notarlo? Ah, sì? Come mai è successo... Oh mio Dio, perché tutti sono stupiti? Quel tetto è stato danneggiato durante l'incendio leggendario. Come? Sì, molto tempo fa ci fu un terribile incendio che distrusse quasi tutta Labirintia. Il tetto è stato danneggiato in quell'occasione. Troverete altre tracce dell'incendio in giro per la città. Tutti gli abitanti conoscono questa storia. Siete gli... Oh, che palle. Beh, grazie mille per la spiegazione. Quindi c'è stato... Ma certo che ce lo ricordavamo, l'incendio leggendario. Wow, un edificio così grande è stato danneggiato da quelle fiamme. Non mi stupisce che l'abbiano finito l'incendio leggendario. Già, puntini di sospensione. Luna, d'apposta. Oh, sì, no, non è niente. Entriamo dentro, sì. Bella. Let's go. Ma prima... chi è sta postina? Voglio conoscerla. Oh mio Dio. Oh, povera me, che disdetta, come farò? Tutto a posto? Certo che tutto a posto. No, anzi, no, il contrario. Certo che non va bene niente. Ma è una gioia. Hai visto che prima di lettere di consegnare. Wow, sono davvero un sacco di lettere. Oh... Luna vuole dare una mano. E buttiamole a terra allora. Luna? No, grazie, non ti preoccupare. È il mio lavoro dopo tutto. E poi sì, ma cioè, sei così impegnata. Alla fine... Sì, certo, però se vuoi ti do una mano, siamo amici. No, grazie per... Allora, tranquilla, sto badando a me stessa. Vado, torno al lavoro. Arrivederci, ciao! Ok. Era un po' di... Sì. Ce la farò. Che ha scritto Fabiore? Miss Eva. Sì, si chiama Miss Eva. È il suo nome. Ho riso più del dovuto. Allora. Voilà. Che per caso ci sta una moneta? Aiuto pure in cima. No. No, niente. Però magari facendo così qualcosa viene fuori, no? Ok. Eccola lì. Voilà. Ma questa altezza è una bazzeccola. Ormai Luke è abituato a ben oltre. Ben peggio di così. Quei 3, 7, 8 metri di palazzo non ci spaventano più ormai. Sì, entriamo. Wow! Non ho mai visto così tanti libri tutti una volta. Ragazzi, è quel momento nella nostra ruolata in cui si va all'archivio. E ci si prende un 20 per leggere. Tutti scritti dal narratore. Sono veramente tanti.
Scusate, permesso, attenzione, fatemi passare. Ce la faccio, non vi preoccupate. Sì, sono un po' esperto, sono un esperto. Ah, ce l'ho fatta davvero, ci credeva manco lui. Dovresti cambiare questa con Luke quando fai Layton. Tutte le volte, tutti i lunedì. Si chiama Tomo. E se era piccolino si chiamava Tomino. Ma che occhi c'ha? Ma cosa succede? Perché un Lego? È Ugo di Legolize. Siamo tutti bene, grazie. È una fortuna che quei libri non siano caduti a terra. Già. I libri sono la mia passione. Questo per me non è lavoro, ma un piacere. Ok. Che incubo. Se anche a te piacciono i libri, te ne lascio trasportare qualcuno. No, posto così, tranquillo. Non... È Mob, è vero. Nella versione inglese è Tomato. È Mr. Fungo di Hollow Knight, è vero. Va bene, ti piacciono un sacco di libri perché ti piace Tomo. Quindi... Ok. Ok. Uè, Tomo, com'è? Luna, sei tu? Oh mio Dio, no, ci risiamo. Non agitarti. Tomo, stai calmo. No, tutto a posto, perfettamente sotto controllo. Scusa, non volevo spaventarti. Tomo, stiamo cercando il libro di magia. Magia? Beh, avrei dovuto saperlo. Cioè, volevo dire, no, non importa. Se vi interessa la magia, vi consiglio la lettura del Grande Grimorio. Il Grande Grimonio? Dov'è il mio tasto? Oh, mio Dio, non ce l'ho ancora. L'autorizzazione di Misterri. Ok. Vogliamo il Grande Grimorio. Ho deciso. Allora anche voi due siete... I miei libri... Sì, vabbè, raga. Non si parla a voce alta in biblioteca. Eka. Raga, lei boss finale della biblioteca, grande archivio. Guarda che fica. Che bella. Waifu. È bellissima. È troppo carina lei. Misterri. Guarda che dolce. Quanto animo. Capito, si passa a Tomo a Misterri. Non so se l'avete capita. Perché risolve... Ci siete? Ci vedete? Bravissimi. Tomo... In qualità di apprendista mi sarei aspettato un comportamento diverso da te. Oh no, non sono arrabbiata, sono solo delusa. Wow, Robby, hai visto? Hai detto il Grande Grimorio? Tu sei Luna Minstrel. Tu più di chiunque altro dovresti conoscere il valore del Grande Grimorio. È un'opera letteraria di valore inestimabile, ok? Non posso lasciarlo nelle mani dei primi curiosi di passaggio, non ti pare? Sì, però quest'uomo... Le regole sono regole. Dai, dacci il libro. E lei sarebbe... Oddio, che occhi belli, ragazzi. Mi chiamo Layton. Dai, dacci il libro. Sono un viaggiatore. Dai. Io sono Misterri, sono bibliotecaria nonché direttrice del grande archivio. Tutti i libri custoditi da queste imponenti mura sono sotto la mia responsabilità, pure il Gran Grimorio. Perciò, qualunque sia il nome o la sua professione, non posso concedere quel libro in prestito. La richiesta va contro le regole, non può essere esaudita. Bastava un no e basta, credo. Quali regole? Beh, non potrebbe fare un'eccezione per noi? Luke, lascia che me ne occupi io. Signorina... Capisco perfettamente le sue motivazioni, certo. È coloro che hanno sete di conoscenza, quindi noi abbiamo un sacco di sete di conoscenza, giuro. Non potrebbe almeno farcelo consultare qui? Ok, solo gli inquisitori possono consultare il Gran Grimorio. Solo coloro che amministrano la giustizia in questa città. La loro saggezza è rispettata da tutti. Casto Charm! Sì, tiro un 20 in persuasione. Vai. Lancia in persuasione, vediamo se ci riesci. Mi dispiace, hai fatto 6. Probabilmente non è abbastanza perché lei ti risponde che solo una persona dello stesso rango degli inquisitori può avere accesso a quel libro. Quindi dimostrarlo a livello in saggezza pari a loro potrei ottenere il permesso. Oh mio Dio, questa è persuasione. Lei è un gentiluomo tenace.
Tira persuasione. Ah, un 16. Allora ti mette alla prova. Dai, se riusciamo a risolvere questo enigma, vuol dire che siamo intelligenti tanto quanto gli inquisitori. Uè. Watch. Iniziamo. Così, ok. E vai, vieni qua con 4 panini. Oh no. Fatti strada nel labirinto di strani orologi fino a raggiungere il traguardo. Puoi muoverti solamente nelle direzioni indicate dalla lancetta di orologi. A ogni passo, però, le lancette ruotano di 90 gradi. Ragazzi, si va a tentativi. Let's go. Oh oh. Questo sono io che mi guardo il grande grimorio. Oh yes, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Calcolata e precisa. Ma diciamo un po' a caso e botta di culo. Però ecco, nessuno mi ferma. Se basta questo, gli inquisitori sembrano più degli inquisi agnelli. Fa minore, sei scatenato stasera. Lascia che ti mostri la mia mano. Chi è lei? E come fa a risolvere gli enigmi con tanta disinvoltura? Chiamami... Don Matteo. Non è importante sapere chi sono, ma ciò in cui credo. E cioè che ogni enigma ha una soluzione. Ragazzi! Io gli avrei già lasciato il numero di telefono, scusatemi, ma... Chi sei tu? Non importa chi sono io. Io sono ciò in cui credo. E io credo che tutti gli enigmi abbiano una soluzione. Ti amo? Ti amo? Wow! La mia trivella sfonda. Cos'è? Gurren Lagann? Ho passato la prova, signorina. Cioè, mi immagino lui che la prenderà sotto il mento. Fa: ho passato la prova, signorina. E Misteri che dice: porca vacca. Non così in fretta. Crede davvero di poter ottenere il mio permesso facilmente? Questo non era che un test preliminare. Ah, un banale esercizio di riscaldamento. La vera prova comincia ora, ma stavolta... Oh no, un altro enigma? Misteri, non ho mai visto una tale stata di agitazione. Silenzio! Non ti intromettere, Tomo. Mi scusi. Quindi? Ok, il prossimo enigma sarà più complesso. Proprio così metterò fine alla sua ingiustificata saccenteria. Parole pesanti volano sotto il tetto dell'archivio. È pronto ad assaggiare la sconfitta. Apro il libro, pagine che sfogliano, pagine che si fermano. Wow! Ecco l'enigma che la farà capitolare. Doppio enigma! Baka? Oh! Oh, mega twist! Che? Oh mio Dio, che succede? Ragazzi, ma questo è un villain. Fatti strada nel labirinto di strani orologi. Fai molta attenzione, poiché la lancetta degli orologi viola ruoteranno 3 volte più velocemente di quelli degli orologi normali. Signori, il vero enigma inizia ora. Non avrà più possibilità di annullare l'ultima mossa. Un piccolo minuscolo errore di calcolo sarà il caos. Spero che ciò non le crei disturbo. Beh, sì, starò qua tutta la notte. Oh mio Dio, c'è una X! Ho usato inibitore su meno una mossa. Zawarudo! Ho usato uno stand. Oh mio Dio. Non posso più annullare l'ultima mossa. Cazzo. Partiamo malissimo. Mm.
Cavolo. E inizia il caos. Ah no, posso andare lì. Ah, posso andarci. Oh mio Dio. Scusate, allora è giusto. A me sembra abbastanza giusto che possiamo andare qua. Perché così possiamo andare dove vogliamo. Cavolo. Credo di conoscere la risposta. Dito! Vanno risolti. Inquisitori! Inquisitori! Siamo tutti inquisitori. Tu sei inquisitore. Tu sei inquisitore. Inquisitore. Là in fondo, inquisitore. Grandi ragazzi. Oh, tutti inquisitori. Andate a casa. Andate dalle vostre mamme. Ditegli che gli volete. Da vostra mamma, papà, fratello, il cane. Se siete così fortunati ad avere anche un cagnolino. E ditegli: io sono inquisitore. E come tale ti voglio bene. Ma ho bruciato tutte le stre. No, 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 no. No, tu, no, tu. Ho tre cani. Oh mio Dio, saranno così fieri. Ma come, Baka? Oh no! Il mio enigma insormontabile. L'hai riuscito a risolverlo come se niente fosse. Non è possibile! Oh mio Dio, sei bellissima. Il mio libro! Non osate guardarmi. I miei occhi, lasciatemi ricomporre. Ci vorrà solo un attimo. Ok, scusatemi, scusatemi un po', perso la testa. C'è un intero capitolo dell'Inquisizione riguardo tenere le porte chiuse a chiave. La so, la so. Questo è Tommy, vero? Lo so perché è la roba che mi ha fatto più ridere. Se lo dico a mia madre che sono inquisitore, mi dice: sei un coglione perché sei ancora sveglio. Come? Però se gli dici: ciao mamma, ti voglio bene, non ti dice... Corretto! Non ho mai visto superare... Sì, lei è persa, ragazzi. Cioè, lei è veramente... La sua presunzione è un po' irritante. Lei è tsunderina. Ma non mi arrendo. Prima o poi riuscirò a trovare un enigma in grado di toglierle quell'espressione imperturbabile. Vabbè, ma parte la ship subito. Va bene, va bene. Il grande grimorio si trova nella sala di consultazione speciale al primo piano. Come saprete, è un libro di inestimabile valore. Maneggiatelo con la massima cura. Certamente, misteri, grazie per averci concesso questa opportunità. Siete pronti a entrare nella sala della consultazione speciale? La porta è chiusa a chiave, quindi dovrò accompagnarmi personalmente. Professore, fantastico. È riuscito anche stavolta a salvare la giornata. Bellissimo, poche menti geniali sono riuscito a superare le sue prove. Beh, interessante, quindi anche a Labirintia ci sono dei collezionisti di enigmi. Oh, niente, niente. Avanti, non perdiamo tempo, andiamo a scoprire se il grande grimorio contiene informazioni utili. Oh mio Dio, voglio far cadere Tomo tipo adesso. Ragazzi, sto per cliccare menu. E voi sapete cosa vuol dire quando clicco menu e quando clicco salva. E quando clicco strada principale. E quando clicco ok. E quando c'è questo rumore. Purtroppo è mezzanotte. Eh sì. Oh no. Mi spiace. Vuol dire che parte da 12 ore. Sudo. No, non riesco. Sono stanchissima. Sono già 5 ore di live. Oggi. Per oggi ho dato. Che fai cadere Tomo, vero? Significa che il salvataggio si corrompe. Assolutamente sì. Assolutamente sì.
È stata una live davvero molto interessante. Oggi abbiamo fatto veramente un'incetta di lore. Abbiamo scoperto che ogni tot c'è una parata e in queste parate c'è il narratore. E il narratore, quando scrive le pagine, quello che scrive a quanto pare sia vera. E se non ci credi, fa in prigione. Cioè, erano pronti ad ammazzarci, non so, tipo non credenti, guai a voi. Abbiamo scoperto che ci sono anche Phoenix e Maya, che sono dei panettieri. E c'è stato l'incontro che tutti aspettavamo fra il professor Layden e Phoenix Wright, ma non è stato come me lo aspettavo, come ce lo saremmo aspettati tutti. È stato più, ciao, sono Phoenix Wright, il panettiere di questa città da 5 anni. Cosa? Panettiere? Quindi li abbiamo tipo lasciati lì, dopo che ci hanno inseguito. Abbiamo scoperto che c'è Luna, che si ricorda poco o niente, però vuole aiutarci un sacco. Sebastian voleva scoprire i segreti delle streghe e siamo andati a capire finalmente cos'era quel grande edificio, il grande archivio, dove tutti i libri del narratore sono chiusi segretamente, non è vero, sono lì per libera consultazione, tranne uno, che però era chiuso a chiave, il grande grimorio, il gran grimorio. E cosa c'è dentro questo libro? Ci sono i segreti delle streghe. E quando apriremo questo libro? Purtroppo lo apriremo settimana prossima. Mi dispiace un sacco, ragazzi. Però è stato veramente un sacco divertente. Giuro che non vedo l'ora di settimana prossima. Spero vi siete divertiti pure voi. È stato un piacere, vado a recuperare il best of. No, non l'ho visto, mi dispiace. Vai a dormire, riposa zio. Scusate, è sempre divertente. Ragazzi, grazie mille. No, ho sbagliato. Grazie mille di esserci stati in questa live. Grazie del ride, gatto. Spero tu stia dormendo bene. Grazie a chi è rimasto. Spero stiate passando una bella serata. Io vi auguro buonanotte. Vi ringrazio della compagnia. Ci vediamo domani alle 5, che si disegna un pochettino. Che dite? Buonanotte. Mua. Grazie a tutti.